Nikola Tesla è uno scienziato rimasto praticamente sconosciuto e quando succede una cosa del genere le cose sono prevalentemente due: o si tratta di uno scienziato che ha scoperto molto poco, oppure si tratta di uno scienziato che ha scoperto troppo. Se vogliamo ricordare quelle che sono le invenzioni e le scoperte più eclatanti, dobbiamo sicuramente distinguere tra due categorie. Quelle che sono documentate e brevettate, quindi di cui abbiamo una prova materiale certa, e quelle invece di cui abbiamo soltanto le dichiarazioni dello scienziato stesso, corroborate da qualche testimonianza, a volte autorevole, a volte no. Alla prima categoria appartengono più di 700 straordinari brevetti, per citarne qualcuno, la radio, che ovviamente i libri di storia attribuiscono ancora a Guglielmo Marconi. Tra le altre invenzioni che utilizziamo tutti i giorni troviamo per esempio il tachimetro delle automobili, il contagiri, la candela dei motori a scoppio, le porte logiche, il codice binario, sicuramente il motore a campo magnetico rotante, i sistemi polifase che costruiscono la tecnologia necessaria per lo sviluppo di tutti i sistemi elettrici, la maggior parte dei sistemi elettrici moderni. Per intenderci, lui ha reso possibile lo sfruttamento domestico e industriale della corrente alternata. Mise a punto inoltre la tecnologia per la trasmissione di energia senza fili. Fece una sperimentazione riguardo a Colorado Springs, dove con il suo laboratorio riuscì a trasferire 10.000 watt di potenza a una distanza di 42 km senza avere nessuna dispersione. Il suo intento era quello di eliminare completamente i cavi e quindi di far passare la corrente attraverso i media naturali come l'aria, la terra e l'acqua. Per realizzare i suoi progetti, però, Nikola Tesla aveva incessante bisogno di denaro, quindi si rivolge a dei magnati e incontra JP Morgan. Ottenuti i finanziamenti necessari dal grande banchiere, Nikola Tesla comincia a realizzare il suo sogno di portare energia in tutto il mondo a titolo gratuito. Per far questo, inizia a costruire la torre di Vardenclyffe a Long Island, una struttura dall'aspetto molto suggestivo, alta 57 metri con una cupola toroidale enorme, e una centrale elettrica nelle sue immediate vicinanze. Lo scopo di tutta questa struttura era appunto quella di fare a meno dei cavi, che ancora oggi sono indispensabili, e soprattutto portare l'energia che lui diceva di essere riuscito ad imbrigliare dall'energia del vuoto, quindi a titolo gratuito, su tutto il pianeta. Quindi, ricevuti i primi finanziamenti da JP Morgan, il banchiere si accorge che c'è qualcosa che non va e l'inventore, per ottenere quei finanziamenti, aveva mentito sulle reali finalità. Siccome JP Morgan era il proprietario di quasi il 51% delle risorse di rame e quindi guadagnava moltissimo sui cavi dei normali comunissimi elettrodotti e anche sull'acciaio, un progetto del genere così è un problema per i suoi affari. Da quel momento si rompe il rapporto tra l'alta società e Nikola Tesla e dal successo comincia il suo declino. Quando cominciò il declino di Nikola Tesla, iniziò anche la fase che poi ha dato luogo a una serie di teorie fantascientifiche. Sicuramente stupefacente il racconto di Nikola Tesla riguardo a quelle che erano le sue macchine volanti, macchine del futuro che lui descrisse senza ali, di cui abbiamo ancora dei disegni depositati al Museo di Belgrado, che potevano compiere prestazioni eccezionali, sia nella descrizione quanto nella grafica, assomigliano molto ai moderni UFO. L'11 luglio del 1934, sul New York Times e il New York Sun, compare un articolo di Nikola Tesla dove spiega di avere già da tempo realizzato il cosiddetto raggio della morte. In pratica si trattava di energia, plasmi concentrati che lo scienziato aveva trovato il modo di
di canalizzare, di puntare come fossero fulmini mirati. Nikola Tesla fece anche delle scoperte terrificanti, su cui mantenne poi riserbo volutamente, perché ne comprese le possibili implicazioni a livello bellico e quindi i possibili pericoli per l'umanità. Scoprì che bombardando la ionosfera con particelle cariche era possibile modificare il clima. Questo tipo di tecnologia sparì con la sua morte, ma è stata in tempi moderni ripresa da scienziati come Bernhard Islund, il quale ha brevettato dei sistemi per la modificazione del clima sfruttati nel progetto ARP americano. La storia di Nikola Tesla si conclude come una spy story. Il 5 gennaio del 1943 chiama il comando della difesa militare americana per offrire ad essa il segreto della sua cosiddetto raggio della morte. Pochi giorni dopo però verrà trovato cadavere nella camera del suo albergo. Nel suo laboratorio e tra i suoi beni vengono praticamente sequestrati dall'FBI due tir di materiale, comprendente tonnellate di documentazione e apparecchiature, che vengono poi, una volta sigillate dall'FBI e dichiarate dal capo dell'FBI, John Edgar Hoover, sotto sequestro per motivi di sicurezza nazionale e quindi bollate con il timbro top secret. In conclusione sorge legittima una domanda: perché gli uomini dei servizi segreti erano così interessati a mettere le mani sopra il materiale, le scoperte di Nikola Tesla? Cosa c'era dentro quei tir? E soprattutto, quella tecnologia oggi è in possesso di militari, è stata sviluppata oppure erano veramente frutto di fantasie?